Pronto? Beh, sì, Pasquale, buonasera, sono Sì, Alessandro sì. Russo. E allora Sì. mi dicevi intanto notizie, insomma, della tua famiglia. Io ricordo sono passati 25-26 anni e quindi ci sono successi in ambito medico, mi sembra di aver capito. Sì, no, no, sono tutte e due le mie figlie. Una si è laureata in tecnico radiologo con doppia laurea, l'altra in medicina con l'estate scorsa, la più piccola, quindi sono sistemate, tra virgolette. E quindi hai più tempo per dedicarti al pallone, insomma, adesso che la famiglia è sistemata, giusto? Ma no, ma il discorso è che stanno tutte fuori, cioè una vive a Roma, l'altra adesso è stata assunta come medicina interna a Ferrara, per cui Vabbè. siamo diventati vecchietti rispetto a quando eravamo a Catania. Vedrai che Gli anni anche loro passano. sentiranno la nostalgia della Sicilia come la sentiamo Sicuramente, tutti quando. sì. Comunque, congratulazioni sincere, saluti da parte di tutta la mia famiglia, i miei fratelli Fai Angelo, altrettanto. Adriano in particolare, con cui tu eri molto, molto legato. Sì. E quindi approfitto della tua gentilezza e ti chiedo, insomma, in Serie D quanto è importante un impianto di gioco oppure sono più importanti le individualità che ti consentono di vincere tante partite e poi anche eventualmente il campionato? No, io credo che sia l'uno e l'altro, perché bisogna avere le qualità, perché ogni allenatore può avere mille idee, può dare un'organizzazione di gioco, però poi ci vogliono la qualità dei singoli. E penso che da questo punto di vista il Catania sta facendo bene per la società, ha costruito un organico ampio per dare la possibilità all'allenatore di scegliere, perché come stiamo vedendo si gioca anche spesso turni infrasettimanali, si giocano, per cui è importante avere un organico adeguato e il Catania sta dimostrando che farà secondo me un campionato a parte. Ma qui qualcuno mugugna nonostante le vittorie così in serie, che insomma c'è il record adesso, no? Però qualcuno mugugna, i tifosi catanesi, tu lo sai, non sono quasi mai contenti e dicono che forse ci vorrebbe un po' di gioco in più, qualche diciamo. Ma in genere per esserci pure un gioco in più o partite più belle, magari dipende anche dagli avversari, perché quando incontrano il Catania magari pensano a non prenderle, a interrompere, a spezzettare il gioco, quindi magari a volte non si assistono a partite spettacolari, però nel calcio contano i numeri e i numeri dicono che il Catania sta dominando il campionato, e quindi da questo punto di vista la tifoseria deve avere un po' di pazienza, perché assemblare, come dicevo prima, due squadre, non una, perché il Catania ha tantissimi giocatori e per l'allenatore certamente ha dovuto fare un gran lavoro in tempi ristretti, diciamo così, per assemblare una squadra costruita dal nulla, ecco. Quindi da questo punto di vista bisogna dare tempo e comunque con i risultati che arrivano si lavora con entusiasmo per trovare poi la continuità di gioco. Quindi il gioco verrà, alla fine il Ma gioco. certamente sì, con questa qualità di giocatore, appena cominciano a entrare tutti al massimo della condizione, sicuramente da questo punto di vista i tifosi devono stare tranquilli e poi la cosa più importante è uscire da questa categoria, perché chiaramente quando affrontano il Catania, io lo so quello che succedeva in ogni posto dove andavi, soprattutto fuori casa, erano veramente campi difficili e riuscire a ottenere vittorie, insomma, è sempre un'impresa. Mi accennavi poco fa che forse il Milazzo, che nel 95 ha tenuto testa, insomma, al Catania in un duello all'ultimo sangue, forse aveva un po' più di, diciamo, capacità di gioco, insomma, secondo quelli che sono i nostri ricordi. Invece, il Catania è riuscito con le individualità, con la forza, con la città che spingeva, o sbaglio? Certo, no, anche con la guida tecnica, con Busetta che riusciva a motivare in una certa maniera i giocatori che magari eravamo abituati a fare le categorie superiori,
magari certe volte inconsciamente snobbino certe partite, invece l'allenatore è stato bravo a sfruttare tutte le individualità e poi è chiaro che ha dato un'organizzazione di gioco. Certamente il Milazzo è arrivato a darci fastidio fino alla fine, perché come individualità erano nettamente inferiori, però avevano un ottimo impianto di gioco e hanno fatto un campionato importante. Ti ricordi qualcosa di particolare anche della tua esperienza di Paternò? Ci tieni a salutare qualcuno, insomma, dei vecchi compagni, sì, vabbè, dei vecchi ragazzi, diciamo, che hai allenato più che compagni? Sì, sì, vabbè, tutti quelli che hanno, c'è da elencarli tutti, da Pannitteri, da Pagana, di Dio, del Giudice, eravamo, alcuni erano stati compagni miei nel Catania, quindi... sicuramente è stata una cavalcata importante, eravamo una matricola eppure abbiamo rivinto il campionato di D alla grande, abbiamo stravinto, insomma, abbiamo fatto un campionato straordinario, non so quanti gol abbiamo fatto, qualcosa come punti tantissimi, gol tantissimi, eravamo una squadra che giocava veramente ha espresso un po' un calcio. Ma anche il Catania che è con te è andato in Serie A nel 2006 giocava benino, direi, o sbaglio? Sì, abbiamo lavorato su un sistema di gioco che inizialmente doveva essere 3-4-3, poi ci siamo, diciamo così, ambientati bene, abbiamo fatto bene il 4-3-3, abbiamo avuto le risposte, abbiamo avuto una buona continuità di gioco, abbiamo vinto bene la B e poi... diciamo così, in A fino a un certo punto eravamo quarti, quindi in classifica, per cui è stata una bellissima avventura, abbiamo tanti, quando siamo andati in A hanno cominciato a dire ma in A con tre punte non si può giocare, e invece io penso che se tu dai la possibilità agli avversari, tutti più forti qualitativamente, singolarmente della nostra squadra, se tu gli fai fare solo la fase... la fase offensiva e non gli fai perdere lucidità, che li attacchi pure a fare la fase difensiva, diventa complicato, perché se stanno sempre nella tua metà campo la qualità dei giocatori, prima o poi la giocata importante la fanno, prima o poi noi qualche errorino stando nella nostra metà campo, se fai qualche errore sei più vicino alla tua porta e quindi rischi di più, per cui abbiamo iniziato anche in A a giocare sempre senza attaccarci, avevamo un'identità di gioco ben precisa, ben delineata, e l'abbiamo portata avanti, abbiamo preso belle anche, mi ricordo i 7 gol a Roma, però poi la partita che dopo 10 minuti eravamo 1-0 e sotto di un uomo anche per l'espulsione all'epoca di Mascara, però poi la partita successiva abbiamo battuto il Parma, voglio dire, senza mai condizionarci neanche da questa sconfitta, ecco. Insomma, le tue idee sia da calciatore in C, in D, sia da mister, soprattutto da mister affermato in Serie B e soprattutto in Serie A, sono rimaste sempre le stesse quando si deve preparare una partita di calcio. No, io dico come uno si deve stare sempre al passo coi tempi, quindi, però la cosa basilare è dare una mentalità al di là dei numeri, dei sistemi di gioco, bisogna cercare sempre di migliorarsi nella metodologia di lavoro, no? Perché è troppo importante far lavorare bene la squadra e soprattutto non farla annoiare, cambiare sempre, avere la fantasia, diciamo così, negli allenamenti, raggiungere sempre un obiettivo cambiando sempre, ecco. L'importante, si deve raggiungere lo scopo, però diciamo in maniera diversa, ma l'obiettivo è sempre lo stesso, ecco, però ci si deve arrivare in tante maniere, ripeto, perché il giocatore che arriva al campo di allenamento e sa quello che deve fare, fa sempre le stesse cose, poi subentra un po' di stanchezza mentale, ma noi siamo diciamo, abbiamo sempre cercato di far lavorare per far divertire anche negli allenamenti i ragazzi, giocare la stragrande, diciamo, lavoravamo molto più con la palla che senza palla, ecco, sì. Questo
porta divertimento, anche se lavori al massimo dell'intensità, perché il calcio ormai più avanti si va nelle categorie, aumenta l'intensità di gioco e quindi bisogna essere anche atleti oltre a saper giocare a calcio. Certamente. L'ultima domanda, poi ti lascio ai tuoi impegni familiari. Ma c'è un po' questo incantesimo, no? Che i tifosi, insomma, che hanno seguito la squadra attentamente non possono avere dimenticato, no? Nell'estate 2015 era dato per certo il tuo ritorno. Io non so se tu hai ritorni ai cavalli di ritorno, insomma, nel calcio come un po' nella vita ci credi, e però la città era pronta ad accoglierti di nuovo, insomma, come tecnico del Catania. Poi le cose non sono andate in quella maniera e, insomma, dal 23-24 giugno del 2015 fino all'aprile scorso è stato un calvario, tutta una serie di risultati negativi e situazioni che hanno portato poi a questo epilogo che significa la fine della storia del Catania 46. Adesso si riparte, c'è di nuovo entusiasmo. E insomma, che dire, no? E sono le fasi della vita, è come quando ci si deve preparare, perché si capisce con l'esperienza che abbiamo avuto che le cose difficilmente possono riprendersi, no? Parlo del periodo del 2015 al 2022, sì. Però non so se tu vuoi dire così qualcosa, un tuo pensiero su questa fase. È un dispiacere quello che è successo, perché io ero e sono sempre legato alla città di Catania. Voi non immaginate, ho rifiutato tantissime proposte per accettare Catania, mi hanno richiamato il presidente Pulvirenti, perché insomma sono sempre grato anche a loro, perché mi hanno dato la possibilità di guidare al secondo anno di B, diciamo, lo dico sempre, una Ferrari a un neopatentato hanno messo in mano, quindi mi sentivo un po', diciamo, un po' come riconoscenza nella città di Catania, sia ai tifosi sia alla proprietà, alla stampa e tutti, per come mi hanno voluto bene, di accettare e rifiutare tante altre cose che magari erano anche di blasone superiore al Catania, ecco, che hanno avuto più storie nave, quindi l'ho fatto volentieri questa scelta, però non è andata purtroppo a buon fine, e questo è un rammarico importante, perché sono sicuro che quell'anno, se non succedeva quello che è successo, il Catania in questo periodo sarebbe stato sempre tra i B, ecco, perché stavamo impiantando e costruendo una squadra forte per la categoria, se no non perché le prime cose che, al di là degli accordi economici, io a Catania avevo chiesto, diciamo, soprattutto garanzie tecniche, no? Quindi se io tornavo a Catania era perché volevamo puntare a vincere, dovevamo e costruivamo sicuramente una squadra fortissima, ecco, perché come ho detto prima, i giocatori possono avere mille idee, ma se non hai la qualità dei giocatori, gli allenatori possono fare tutto quello che vogliono, se non c'è la qualità dei giocatori. Certamente. Le idee rimangono nel cassetto. Certamente. Quindi, Pasquale, io ti ringrazio, ti saluto, e la redazione di calciocatania.com fa altrettanto, ti mando i saluti, mi sento di dire tutta la città, i tifosi, e speriamo di poterci rivedere presto e di parlare con la stessa tranquillità con cui abbiamo fatto oggi, di nuovi successi in tutti i campi, delle tue figlie, di tua moglie, tue, della città. Grazie. Di Catania, e in parte grazie, anche un abbraccio a tutti, va bene, a presto, grazie voi. Pasquale, saluti, ciao, buona serata, ciao, saluti, ciao.